Se penso park out mi vengono in mente direi tre parole. La prima è stupore, la seconda è protagonismo e la terza è opportunità. Stupore perché sono rimasto stupito, non immaginavo che a Mondovì ci potessero essere ragazzi che praticano una disciplina di questo tipo in questo modo così rigoroso e così bravi. E sono quelle cose che conosci il tuo territorio ma rimani stupito di quante cose belle ci sono che non conosci. Protagonismo perché è bello vedere come park out prende piede, prende forma, si delinea e i ragazzi sono i veri protagonisti di tutto quello che sta succedendo. E poi penso che sia una grande opportunità per tutti, un'opportunità per il mondo adulto che deve assolutamente tenere attenzione su un progetto come questo e tenere gli occhi, tenere appunto il fuoco acceso su una realtà come questa. Un'opportunità per i ragazzi, un'opportunità per la comunità tutta. I ragazzi hanno voglia di scoprire, di vedere, di conoscere, di incontrare. E qui c'è a portata di mano una bellissima cosa nuova da scoprire con dei ragazzi che sono grandi e grossi, ma non fanno paura. Tutt'altro, sono accoglienti e non vedono l'ora di incontrare ragazze della città o dei dintorni che abbiano voglia di conoscere questo mondo. Quindi gli direi venite a conoscere intanto loro perché vale la pena, a vedere che cosa si può fare qui, che cosa si può fare a Mondovì. E chi l'avrebbe mai detto che a Mondovì si sarebbe potuta fare una cosa così bella in un posto così bello, perché poi qua anche il posto è veramente bellissimo, vale la pena. La prima cosa che mi è venuta in mente è un pensiero personale. Inviterei mio figlio che ha 16 anni, è molto sportivo, fa molto sport, ma nonostante questo dopo il lockdown passa tantissimo tempo coricato col cellulare. Un tempo che non è mai stato suo, no? Lui è sempre stato molto dinamico e quindi nonostante di sport ne faccia già, lo porterei perché credo che potrebbe fargli bene stare, vivere e frequentare un posto come questo.